E bello a tutti, allenatori, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO Bomberoni! Attenzione, partiamo subito a manetta. Oggi siamo qua, community day di Porygon, community day classico. Infatti ho raggiunto subitissimo questo punto, raga, perché un mio amico allenatore che abita qua nei paraggi mi ha segnalato un 100%. Quindi, raga, andiamo alla cacchissima, me li catturo subito tutti. Speriamo magari ci sia anche lo shiny, cioè lo shundo. Allora, allenatori, li ho appena catturati tutti quanti erano? E 5, non c'è lo shiny. Guardate qua, porca di quella miseriaccia! Però dovrebbe esserci il 100, sinceramente, raga. Vediamo un attimo per... non saprei quanto rimaneva. Attenzione, ragazzuoli, 12. Eccolo qui, eccolo qui, 14,74. Punti di lotta preferiti, eccolo qua, raga. Il 100%. Porca misera, però che sfiga, poteva uscirci lo Shiny. Appunto su 5 Porygon, qua, appena iniziato Community Day, neanche uno Shiny. Avrei... No, eh. Oh, se usciva questo adesso, raga. Eh, cacchiarola. Andiamo a vedere il prof. Prof, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, cosa ci incarichi oggi? Quindi qua siamo messi, adesso ci prendiamo, se mai un po' tutta l'ambaradan Ok, eccola qua, ricerca mirata dedicata a Porygon Chiaramente del community potenza dei Pokémon 5 volte Perché poi ci va a dare come ricompensa le pietre, gli strumenti evolutivi Perché ci servono, raga, per fare Porygon Ma qua dopo semmai ce la facciamo, raga Perché avete visto che ho completato un bel popo E soprattutto, guardate il mio compagno Prime Ape. Eh sì, perché oggi andremo a farci proprio shiny a Nikileap Allenatori, ma che sfiga Sono appena arrivato in centro, primo check Guardate qua, Porygon shiny Ma porca di quella miseria, raga non poteva essere il bel centino di prima, una roba incredibile, raga, veramente incredibile, cioè andiamo al massimo delle nostre capacità, magari è forte, anche questo non ci spero, non ci spero e non penso proprio. Porca di quella miseria. C'era per, per un check. Era un altro shundo, un bellissimo shundo. Che stiamo parlando, sì, di Porygon. Raga, non è uno dei miei Pokémon preferiti. Però, chiaramente, da super collezione. 310 punti lotta. Eh, una schifezza, raga, una schifezza. Mettiamolo nel concorso, dai. Mettiamolo dentro questo concorso. Che attualmente siamo quinti. Però ci ha fatto posizionare il primo Porygon. Oramai, secondo check, raga. Attenzione, terzo check. Siamo venuti qua nel mio parchetto. il parchetto. Infatti, vedete, sono venuto qua nel parchetto. Primo check che vado a fare, shiny Porygon. È una roba pazzesca. Adesso mi addentro. Allora, ragazzuoli, così vediamo anche un attimino qua. qua. Prendiamoci il timbretto, eh, timbretto giornaliero, qua. Missione. Cos'è? Magikarp! Almeno adesso, raga, vado a prendermi quelle del community day. Allora, dando un occhio alle missioni, raga, abbiamo qua potenza dei Pokémon 10 volte qua sopra, mentre 25 volte qua sotto, abbiamo potenza 5 volte, abbiamo vari potenziamenti, raga. Quindi attenzione attenzione, attenzione, qui porri Oh, porca miseria, quello, quel shiny. 4, 4, 5, 6 punti lotta. Allora, andiamo dorata, perché è uno shiny, raga. Potrei andare al minimo, al minimo de delle mie capacità di cattura, ma essendo uno shiny che non si sa quanto è la sua percentuale. Vi, come messo, andiamo al massimo. Infatti, eccolo qua catturato. Raga, Vediamo Sicuramente uno scarpone. Eh, vabbè, raga Tanto ne abbiamo: eh, di dorate, roba varia lì. Questo dove lo mette? Nel dove prima. Il concorso dove prima. Oh, ma addirittura abbiamo perso delle posizioni. Ma che cavolo! Oh, ma ancora, raga, da Roma. Questo da Roma. Andiamo, andiamo. Let's go. Community day classico di Porygon. Che sembra che sta fruttando veramente bene. Ma voglio andare a fare, raga, la super evoluzione di Annihilate. Allora, mettiamoci qui un attimino. Calmini, ragazzuoli. Attenzione, mission cinque. Porigon, no, cacchiarola. Normale. Peccato, raga, normale. Da missione. Cercherei un bel shiny. Forte, perché no? Ma quindi andiamo, raga. Prima che spona qualcosa dalla Roma. Facciamo pri, eccolo qui. Eccolo qui, prime. Poi, fantastico XL, addirittura shiny. Perché andiamo a farci anichile per shiny, ragazzuoli. Bellissimo. Potevo andare a selezionare un altro Mankey Ma sinceramente, questo qua, come era messo? Poi lo shiny, una schifezza, zero stelle, raga. Vai per registrarlo anche shiny. Al nostro Pokedex qua sotto i requisiti. Partita alla avventura insieme quindi bisogna metterlo come compagno raga come buddy e poi sconfiggere 30 Pokémon di tipo psico o spettro io sinceramente mi sono messo lì con il mio secondo account ho messo dei Pokémon 10 pl spettro e psico e poi chiaramente col mio li ho sconfitti veramente alla grandissima in 10 minuti raga veramente molto veloce 3 Pokémon alla volta e pam fino a 30 ci siamo, raga. Ci siamo. Let's go. Let's go. A attenzione, ragazzuoli. Ho messo anche Fortu nuovo e pezzo Stella. Boh, Da questa parte, diciamo, più che altro. Ehm, Fortu nuovo per aumentare i punti di esperienza da evoluzione. Attenzione, raga. Attenzione, raga. Oh! Bellissimo, Shiny, non l'avevo appunto ancora visto, raga, perché giocando nel, nel gioco della Switch avevo fatto a normale, non Shiny. Eccolo qua, due ammazza quasi 3.000, 2768 punti lotta, raga. Guardatelo qua! Ormai la, la valutazione è un po' lascia a desiderare, ma bellissimo che cavolo di Pokémon, raga! Questo qui è veramente un bel Pokémon di quegli gli ultimi, delle ultime generazioni fatti uscire. Perché alcuni sono un po' mm. dobbiamo dunque andare a potenziare anche un po'. Pokémon cos'era? Il massimo 25 volte, poi completiamo varie missioni, raga. Io farei 100% i Porygon, dai. Che ne dite, raga? Andiamo di Porygon così almeno dopo ci facciamo anche la sua evoluzione. Tanta polvere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Porca di quella miseriaccia raga, 20, potenziamo dunque 10 volte, 15, 5, 20 volte dovremmo aver fatto quindi con lui, guardate lì sotto veramente tante missioni, ci mancano 5. 5 potenziamenti raga, andiamo a fare lui, dai Anikilip appena ha fatto, così almeno arriva a 2876 punti lotta, bam, fatto, anche se è uno scarpone XL però molto bene, ma guardatelo qua sulla mappa raga. Che figo, eh, Porygon, Fodi, eh. Guardate che, che bello, raga, che bello, veramente un bellissimo Pokémon, lotta spettro lì, bellissimo, bellissimo. Quindi torniamo di qua qua, completato, adesso ce le racimoliamo Questa, eh, io raga, qui non lo so, ma dai, prendiamoci la polvere di stella, almeno prendiamoci la polvere di stella, visto che abbiamo il pezzo stella attivo. Qua, Fortune nuovo molto bene, guardate qua settimana della Lega, eh, Lotte Go, anche qua completato. Ho fatto ieri sera, ragazzuoli, varie sfide nella Lega, sono riuscito quindi a completarla. Che non è assolutamente da me. Questo cappellino di Andy. Stile Isui. Mentre qua sotto vinci 3. Tre... Eh qua raga. Devo ancora andare avanti. Ma polvere di stella. Voglio prendermela Eccola lì. Sotto raga. Qua completata. Quella del Community Day appunto di oggi. Andiamo a prenderci quindi due upgrade. E due sinno Molto bene. E anche mille punti di esperienza che li raddoppiamo raga. Grazie al fortu nuovo. Eccola lì. Mentre qua come siamo messi con le altre missioncine. Che va a sbloccare qualcos'altro. Vado a farmi velocemente raga. Questa evoluzione di Mankey. Completo una missione Prime Ape, eccolo qui ragazzuoli, oramai teniamolo lì che è giusto, giusto per, giusto per perché infatti se andiamo, quali, eccola qui, quella delle evoluzioni, quindi mo, no che evoluzioni, c'era solo un'evoluzione di Mankey in Prime Ape completata, Moibian, ci rimane solamente questa qua della sfida di collezione Spirito Vivo e oramai quelli due lì, ragazza, Sableye e Gligar non li ho ancora incontrati, tornando indietro dovrebbe completarcela, eccola qui, siamo a 121, poi allenatori in quelli da collezione a che medaglia siete arrivati? Scegli, normale, Azzarola 1066. Ma andiamo sotto le missioni, eh sì, quella speciale, raga. Primo step completato, quindi Ultra Ball 20 caramelle. Porygon, qua un incontro con Porygon, normale. Ah, un 15 in attacco, però però non è una schifezza, raga. Non me ne faccio assolutamente nulla. Completiamo sotto il primo step. Ci va a dare addirittura la Roma, che l'abbiamo già piazzato, raga. Quindi ce lo ridà indietro, quindi molto bene, come se non abbiamo utilizzati. Oh, normale. Che pacco. 704. Prof, che vuoi, prof? Che vuoi? Eccolo qua. Grazie mille, ottimo lavoro, Gioe. lo so. Senza di noi, prof, dove andresti? Dove saresti? Eccolo qua. Quindi, secondo step: Trasferisci 10 Pokémon, cattura 15 Porygon, fa evolvere 3 Porygon. Molto bene, raga. Quindi, adesso ci concentriamo. Perché andiamo a fare anche le primissime evoluzioni. Ma io questa qua sotto, comunque, erba e gratitudine del video precedente, raga. Dove siamo andati a catturare Shamin. Andrei a completarla. Andiamo a completare, a prenderci tutto, visto che ho pezzo stelle Fortuno nuovo, quindi... Quindi, raga, molto bene. Addirittura un aromino, aromino, ultra ball. E cos'era lì? 25 caramelle di shaming, che ci fanno ultra comodo. Eccola lì, 22 ultra ball. Molto bene, raga, molto bene completato anche lì. Qua ci racimogliamo, prendiamo tutto, tutto, tutto. Ma parte di Fett, ma attualmente raga non entro, voglio andare a fare l'evoluzione di Porygon e quindi, perché dobbiamo farne poi tre giusto, fa evolvere tre Porygon, andiamo allora ragazzuoli, ma che ne dite, facciamo lo shiny, io inizierei col 100, eccolo qui il nostro bel centino, quindi facciamolo evolvere subito ragazzuoli, vedete strumento evolutivo eh, quindi upgrade a lui e let's go, prima evoluzione perché come sappiamo raga non ha solamente un'evoluzione Porygon, Porigon 1, 2, 3, 4, 5, 6, una spatta fiata dopo il li vediamo tutti, raga. Li vediamo tutti. Attenzione, normalissimo, 100%. Porigon, guardatelo qua, porigon 2, eh, questo qua, Porigon 2 normale, 100% bellissimo ragazzuoli tam, guardate, fantastico. Dopo se mai ce lo maxiamo anche un attimino, vediamo, vediamo, raga, attenzione qua. Due check, due check, niente, niente, magari sono anche forti, però adesso me li vado a catturare. Raga, stavo visionando un attimino gli shiny Porigon, quelli forti che possiedo, ma attualmente ho già fatto le evoluzioni perché questo qua è il community classico suo, essendo che c'era già stato nel 2020, raga. Guardatelo qua, infatti ero giù in Italia. Mi sembra San Benedetto del Tronto o a Francavilla al Mare, addirittura, non ricordo, ero giù lì ragazzuoli, appunto nel 2020 bellissimo, eravamo stati benissimo io e la mia compagna. L'avevo appunto effettuato lì in presenza ma anche in auto perché poi eravamo dovuti tornare raga in su verso la Svizzera e appunto gran parte del community l'ho effettuato in macchina catturando con il braccialetto, con il goccia. Qualcosina avevo preso eh, di Porygon ma attenzione quindi voglio andare a fare almeno un Porygon shiny raga, vediamo qua. No, le schifezze, delle schifezze assurde. Ma andiamo con questo. Andiamo con questo, raga. Almeno completiamo anche. Ma che poi magari oggi troveremo, speriamo, un Porygon Shiny forte. Eh, ci sarebbe starebbe apprezzatissimo. Anche se, lo ripeto, raga. Non è un Pokémon che va a impiegare. Non lo so, nei Raidon. Boh. A meno che è proprio un vostro preferito. Eccolo qui, Porygon Shiny. Porygon 2 Shiny. Bellino anche lui. Dopo andiamo a farci anche l'evoluzione finale. Attenzione, ragazzi, attenzione. Qui cos'è a Roma? No, non è a Roma. Perché? Sono fermo, infatti sto cercando di, rima di rimanere più fermo possibile. E a proposito di soak che l'abbiamo qui appena ceccato, ragazzoli. Voi avete trovato Shiny Traw. Tornando sotto le missioni, ecco qua, raga. Completata quindi quella speciale. Prendiamo quello po che possiamo, racimogliamo dai Shiny. Cacchiaro la Porygon 2. Porygon, come sei? Come sei? Che schifezza, raga. Tre stelle, ma. Cosa me ne faccio? Cosa me ne faccio? Completiamolo allora, raga, il secondo step. Polvere a noi, Poffin. Che Poffin ne ho tantissimi, raga. Ne utilizzo raramente, raramente. Grazie, prof, grazie prof. Dai che lasciaci continuare. Terzo step, allora, ragazzuoli, dobbiamo fare evolvere, vedete, Porygon 2. Adesso allora vado a completarmi. Ma di qua. Eh, due check, due check. Addirittura. Primo, dai, normale. Mentre il secondo, dai, dai, shainino. Dai, shinino, porygon. Normale anche lui. Ah, giusto, fotobomba! Andiamo a fare le foto, raga, visto che mi dimentico sempre, eh. Il sono ricordato adesso quindi andiamo, selezioniamo un Pokémon a ah, casissimo spirito Speriamo che ci porti fortuna. Eccolo qua, raga. Foto a lui ci esce Porygon. In questo caso, appunto, perché protagonista del Community Day. Torniamo indietro. Eccolo lì. Fotina fatta. Attenzione, perché potrebbe essere Shiny, raga. Io questa cosa la dico sempre perché è Rosico. Ai tempi, non mi ricordo precisamente di quale Pokémon, ma ragazzi, li avevano trovato Abra Shiny, appunto, da Community Day. E qui sulla foto, sulla mappa, raga, qui così, era Shiny. Porca miseria che roba bellissima, poi chiaramente si vede che l'hanno tolto, non, non so come mai raga, perché ci stava Cacchiarola, perché attualmente Pokémon Shining che possiamo vedere sulla mappa è solamente il nostro Buddy, lì una roba così veramente spettacolare, e voilà anche i primi al concorso ragazzuoli, addirittura due, perché dove abbiamo posizionato adesso ve li mostro, allora primi qua e dobbiamo tornare indietro perché deve aggiornare quindi torniamo indietro ritorniamo qua, e infatti primi e primi let's go! Allora mentre le missioni raga mi richiede di far evolvere un po' i 2 che poi andiamo a completarci anche questa qua perché mi rimane solamente un'evoluzione 9 su 10 quindi raga attenzione attenzione qui shiny check non si sa mai allora eccoli qua i miei Porygon 2 selezioniamo non lo so raga lo shiny boh ah, questo qua l'avevo ancora catturato giù in Italia raga guardate qua che bellezze che bellezze vecchini 98% il 100, il 100 questo qua sicuramente raga ma andiamo a farci questo andiamo a farci questo qua dai attualmente così almeno vediamo anche oggi l'evoluzione finale eccolo lì 10 su 10 molto bene anche l'altra evoluzione dopo adesso vedrò raga se farlo insieme a voi o cosa oppure off camera l'evoluzione appunto lì del 100% perché sicuramente voglio ottenere la mossa esclusiva legacy di Porygon eccolo qui eccolo ma guardatelo qui raga che, che è Porygon Z che non è Porygon 3 eh, perché tanti lo chiamano Porygon 3 non lo è si chiama Porygon Z localizza i tripletta eccola lì localizza uno e praticamente la mossa legacy è tripletta raga assolutamente quindi torniamo indietro andiamo quindi missioni questo qua le prendo raga racimogliamoci mentre di qua molto Molto bene, molto. No! Pezzo stella è forte nuovo, raga! Porca di quella miseria. Cioè rimettiamo, rimettiamo. Non ci avevo fatto caso, abbiamo fatto. Ma porca ma porca. Quindi andiamo quindi a raccimolarci, eccola qua, terzo step, e quindi saltiamo al quarto che dovrebbe già essere tutto completato, raga, perché ormai li conosciamo queste missioncine qua da community day. Raccimo... E eh, ancora una roba, ancora una roba, Radar Rocket. Molto bene, state facendo, raga, voi i rocket, perché io sono a cacciissima di un qualche shiny ombra. Shiny ombra perché sono bellissime e molto molto rari. Infatti, eccolo qui completo 5.000 quindi polvere di stella 4.000 punti esperienza che raddoppiamo poi il tutto raga aumentiamo con fortuna nuovo e pezzo stella e qua sotto, attenzione, attenzione perché adesso ce la completiamo è eh, quarto step, veramente stra easy raga se ci si mette dietro veramente a testa bassa con queste missioni, cioè in mezz'ora raga si completano, guardate ole, eccolo qui, pori Gonzetta che non ci può uscire shiny da qui raga, almeno peccato perché l'ho sempre detto questi pokemon qua, l'evoluzione finale raga, dei pokemon protagonisti, dei community e avrei apprezzato qua, addirittura fuori dallo schermo. Ok, catturato come sei, Porygon dai, un bel 100, un altro 100. Oh, 15 in attacco, raga, una cosa pazzesca. Stavo valutando un attimino. Ma qui intanto si va tantissimo. Di porca miseria, di shiny Amanetta, raga, ma mi vedete, porca. Sono super controluce, raga, super controluce. Ma volevo mostrare, aspettate che mi cattura il Porygon. Ok, ok, preso, preso, raga. Come sei messo? Come sei, Porygon? Ma porca, che pacco, che pacco. Ne dare indietro, raga, 10 di questi Porygon qua che fanno veramente peso e magari di trovarne uno forte. Ma allora, raga, se andiamo sotto 100%, attenzione, 4 e asterisco: Wishmur! Ma dove cacchio l'ho preso, raga? Cioè, Porygon 2 e Wishmur. Boh, infatti se vediamo sotto community day dedicato a Porygon Ma secondo me, cos'è un ditto raga, guardatelo qua È una trasformazione di non so cosa Preferiti assolutamente perché è 100 raga Poi dopo li metterò nelle etichette anche dei 100% Anche il Porygon che abbiamo catturato prima Anche il Tog eh, che ho visto lì eh, ma, ma alcuni non li ho messi eh, Ma quanti, Rowlet, Bergamo e Pikachu Devo mettere, devo fare una bella pulizia Cioè pulizia, organizzazione di 100% Pulizia, ma che dici Gio, cos'è vado a trasferirli Allora ho fatto un bel po' di catture a adesso andiamo dunque eccoci qua completato anche questo lo prendiamo raga dai visto che ci siamo con pezzo stella e fortu nuovo fortu nuovo non serve però pezzo stella alla grandissima già che l'abbiamo attivo perché no raga perché no attenzione qua check 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 shani check non sono mi ricordo Togetic normale sapete cosa allenatori prima che mi dimentico andiamo a fare l'evoluzione meglio così meglio così quindi paragon 2 let's go vieni qua ti do la pietra sinno, sì, pietra evolutiva e let's go raga let's go l'abbiamo già intravisto prima in forma cromatica però adesso è il normale 100% è molto molto bello cacchierare un bel 100 eccolo qui che mi pare che non ce l'avevo ancora e eh, poi rigonzetta 100% quindi ottimo da collezione eccolo qui 3 ammazza raga 3266 quasi al massimo eh, quasi al massimo tripletta eccola lì let's go e tre. ok raga guardate che ho appena catturato Gligar l'ho trovato l'ho trovato oh, ammazza cioè più forte dei po che abbiamo una roba impressionante, raga. Impressionante. Qua intanto anche Mankey. E voilà, anche completata l'ultima sfida di collezione 122. Infatti, prima che scade, raga, fortuna il pezzo stella. Vediamo cosa avevo. Polvere di stella, polvere di stella, quindi... Muy bien, molto bien. Allora ci muogliamoci. MT, attacco caricato, veloce lì, Ambaradan. Allora, allenatori, eccoci qua. community day che sta quasi per terminare. Manca un 50 minuti più o meno, raga. Missioni, sfide lì. Tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo completato. Anche quelle speciali. E adesso, ragazzi, allora andiamo a vedere. Quanti porygon shiny ho catturato oggi? Perché sono curiosissimo. Non sono andato a sbirciare nemmeno io. Sappiamo solamente il 100, raga. Infatti, vediamo se abbiamo catturato magari qualcosa all'ultimo. No, eh, porygon Z prima assieme sì, e poi questo wishmo, raga. Io vorrei sapere da dove cacchio è venuto fuori. Sono già sotto filtro shiny cromatici e andiamo a fare età 0, raga. Che ci mostra tutti quelli catturati oggi. Allora, età. Zero, eccolo qui, boom, non ci credo, cioè raga. community Day, appunto, che non sentivo. Classico, poi vi ho detto che l'avevo già effettuato nel 2020. Era, porca miseria, 4 anni fa. 13 shiny Porygon, mi sono portato a casa 13 shiny Porygon tra cui un Porygon Z eccolo qui, un 100, normale ma va bene così, sono contento, anche perché se andiamo a fare i Porygon totali raga, vediamo quanti ne ho, Pori. questi qua dovrebbero essere tutti, 38 raga, quasi 40 shiny di Porygon, allenatori e voi avete partecipato al community day classico di Porygon? se sì, quanti shiny vi siete portati a casa? e per oggi, bomberoni da Gamer Joe, è veramente tutto, mi raccomando iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video raga vi è piaciuto, vi vi Lasciare un bellissimo like. GamerGiO vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers!